Siamo con ricercatori esperti in dire, è stato appena presentato un interessantissimo progetto su Platone 3.0, è un progetto appunto portato avanti dai ricercatori in dire. Io direi di passare a loro la parola per illustrarlo, perché ne vale veramente la pena. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente parliamo di progetti da applicare e da mettere a disposizione delle scuole per migliorare l'attività didattica. Sono Samuele Calzone, ricercatore in Dire. Abbiamo portato qui a Didattica un'idea, un progetto rivolto a 200 scuole per utilizzare l'intelligenza artificiale attraverso il nostro Platone 3.0 nella scuola. Siamo partiti da esperienze concrete. Il progetto al quale ci riferiamo si chiama PATS, Approccio Filosofico al Pensiero Critico, e dunque usiamo questi strumenti di intelligenze generative dentro una cornice di pensiero critico, cioè di riflettere criticamente sulle difficoltà, i problemi, le fake news che incontriamo in maniera quotidiana. Aiutiamo i ragazzi, per esempio, a porre le domande giuste, a creare, ecco, il contesto nel quale far esplodere il problema, la difficoltà, e a utilizzare l'intelligenza artificiale in modo cooperativo. Il nostro Platone 3.0 è un Platone che nasce dal confronto con le scuole, in particolare gli istituti tecnici e professionali, e si articola in tre segmenti specifici. La sperimentazione iniziale sono le 200 scuole, poi lo apriremo a sempre più scuole che vorranno sperimentare questa intelligenza artificiale, che dà tre opzioni: parla con Platone, PATS con Platone e pensa come Platone. Partiamo da PATS con Platone. PATS è un modello didattico che già conoscete, si può fare dialogando con Platone. Platone propone delle parole, stimola una riflessione, guida una riflessione al termine della quale è possibile salvare anche una mappa concettuale con tutto quello che è emerso durante la discussione con Platone. Parla con Platone è veramente un dialogo come se si fosse al tempo di Platone. Platone parla delle nozioni usando e facendo riferimento alle sue opere, dicevo delle nozioni legate al suo periodo storico, non conosce niente volutamente per aiutare gli studenti, non conosce niente che sia successivo alla data della sua morte. Invece la terza, che riprende quello che diceva Samuele, cioè l'idea di essere utili e di aprire a una riflessione filosofica anche negli istituti tecnici e professionali che non hanno la filosofia come disciplina curricolare, pensa come Platone è un assistente virtuale, un filosofo con cui puoi parlare di qualunque cosa, anche di tematiche attuali, che ovviamente ricondurrà la riflessione da un punto di vista teorico e teoretico alle categorie e ai concetti di Platone. Io ci tengo a sottolineare che il progetto ha richiesto oltre un anno di sviluppo, di sperimentazione interna, e ora cominciamo con la sperimentazione esterna. È uno strumento che, contrariamente a quelli più conosciuti inerenti all'intelligenza artificiale, non si limita da un input a fornire un output, ma genera percorsi di dialogo in classe. Quindi l'abbiamo pensato come uno strumento adatto ai professori per sviluppare discussioni in classe e portare la filosofia anche a un nuovo livello di interazione. Sì, quello che vorrei capire è come le scuole stanno accogliendo questo genere. Voi avete sicuramente fatto una sperimentazione, docenti e studenti, come hanno reagito di fronte agli input che avete portato del tutto innovativi nelle scuole? C'è sicuramente un grandissimo interesse, da un lato un desiderio di partecipare e quindi di coinvolgersi in prima persona, e dall'altro lato anche un po' di attenzione, capire come questo strumento possa essere davvero utile da una parte legata alla didattica dell'insegnamento, dall'altra al supportare gli studenti appunto in questa fase di dialogo che citava prima Francesco Mugnai. E, attenzione, non è solo uno strumento non è solo un assistente virtuale come molti di fatto di queste interazioni diciamo producono, è un sistema di dialogo, quindi mette al centro proprio l'idea di criticare, ragionare, argomentare, e quindi un processo dialettico filosofico, la relazione con l'altro e con se stessi. Sugli studenti possiamo spendere due parole: come stanno gli studenti recependo questo genere di informazioni? Allora, gli studenti, al di là della risposta semplice, cioè siamo al passo con i tempi perché dialoghiamo con tecnologie che vengono usate dagli studenti, sebbene non arriviamo ancora al 20% degli studenti che usino in maniera sistematica un'intelligenza artificiale, in ambito scolastico poi ancora meno, la usi più che altro per correggere foto, generare immagini e altri strumenti del genere. Gli studenti hanno recepito bene. Quando abbiamo iniziato la sperimentazione, dalla fase di progettazione, prima della messa a disposizione in queste 200 scuole, l'hanno usata
ci hanno dialogato, ci si sono arrabbiati, hanno litigato con Platone, hanno cercato di farlo cambiare, di farlo pensare in un altro modo e si sono appassionati come se fosse un compagno. Perfetto. E un'ultimissima domanda. Questo genere di applicazioni sono, come dire, migliorabili in itinere? Assolutamente, assolutamente, ci tengo a precisare che abbiamo implementato delle funzioni richieste appositamente dalle scuole, quindi ogni mese io penso che riusciremo a mandare degli aggiornamenti, quindi aggiorneremo non solo i motori che sono dietro l'applicativo, ma tutte le varie funzionalità che lo rendono unico rispetto al panorama dell'intelligenza artificiale.